quarantena ha costretto molti italiani a stare chiusi in casa e a reinventare il proprio stile di vita. Il 48% combatte lo stress con il cibo ed è aumentato di peso e solo il 3% ha smesso di fumare. È quanto è emerso da uno studio sui cambiamenti delle abitudini e dello stile di vita in lockdown a causa del Covid-19, condotto su 3.500 persone da Laura Di Renzo, professoressa di nutrizione clinica e molecolare dell'Università di Roma Tor Vergata, insieme al direttore del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione Antonino De Lorenzo. Le scelte alimentari che abbiamo fatto durante questo periodo ci fanno capire che abbiamo seguito di più i dettami della dieta mediterranea, e questo soprattutto si è verificato in una fascia di età dei giovani tra i 18 e i 30 anni. Il 44% degli intervistati ha un appetito superiore alla media e uno su due ha aumentato di peso. Il 43,7% si è reinventato pasticcere preparando dolci in casa, mentre il 33,6% ha preparato la pizza. L'obesità predispone alle infezioni virali e in caso di Covid aumenta l'ingravescenza e il rischio di non solo di morbidità, ma anche di mortalità. C'è chi ha voluto continuare a tenersi in forma allenandosi a casa, tanto che la percentuale di chi fa attività fisica 5 volte a settimana è aumentata dal 6 al 16%, mentre chi non si allenava prima non ha iniziato neanche ora. Il 53% si dichiara preoccupato per il lavoro e l'economia e il 41% per la salute, mentre il 54% non ha paura di ammalarsi. Resta comunque il 70% che soffre di una forma più o meno grave di inquietudine. Sappiamo che c'è una stretta relazione nell'asse intestino-cervello. Riuscire a mantenere il giusto equilibrio delle specie microbiche del nostro intestino ci garantisce una riduzione dello stato d'ansia, ma ci garantisce anche una minore infiammazione e quindi una migliore risposta, un'attivazione immunitaria con una migliore risposta all'insulto di patogeni, in questo particolare caso di virus. Siamo qui con il professor Antonio Longo, chirurgo ed esperto in colon proctologia e patologie pelviche. Professor Longo, lei è l'inventore dell'intervento per la cura delle emorroidi più diffuso al mondo, perché indolore, ed è l'unico intervento per la cura della stitichezza. Sostiene che si tratta di due malattie che hanno molto in comune. Sì, allora, precisiamo che tutti nasciamo con le emorroidi, che sono tre piccoli cuscinetti ipervascolarizzati posti all'interno del canale anale e che, gonfiandosi e sgonfiandosi, perfezionano la continenza anale. La patologia comincia quando le emorroidi fuoriescono all'esterno, come si suol dire, prolassano. Inizialmente prolassano durante l'evacuazione e rientrano spontaneamente. Successivamente è necessario l'aiuto manuale dei pazienti per rientrarle, ma in una fase successiva non rientrano più e stanno perennemente all'esterno. I sintomi quali sono? Può essere il bruciore, può essere il prurito, oppure può essere delle volte un forte dolore per giorni. Qual è la correlazione con la stitichezza? Io ho dimostrato che quando si ha un prolasso emorroidario, al prolasso emorroidario si associa il prolasso della mucosa rettale. Il problema era capire se erano le emorroidi che tiravano giù la mucosa rettale o era la mucosa rettale che spingeva fuori le emorroidi. Ho dimostrato che prima si forma un prolasso interno, rettale interno, che causa stitichezza o può causare stitichezza, e questo spiega la correlazione che spesso c'è tra pazienti che soffrono sia di stipsi che di emorroidi, perché le donne formano anche un rettocele, spesso, che è una sacca del retto che spinge in avanti la vagina. E questo è importante dirlo, perché moltissime pensano di risolvere il problema assumendo giornalmente lassativi, ignorando i gravi danni che fanno i lassativi. Purtroppo vengono sottaciuti e quindi le persone abusano di lassativi. Ma il 90% delle cause di ostruita defecazione, così come si chiama, di stitichezza, è proprio il prolasso interno del retto. Quindi è questo prolasso rettale interno che causa sia il problema emorroidario che la stitichezza. Come si cura? Esattamente. Curando o resecando questo prolasso rettale interno, le emorroidi risalgono nella loro sede
e quindi non si asportano, la sutura in una regione indolore, quindi l'intervento è indolore, quindi con un unico intervento noi curiamo sia il prolasso emorroidario sia la stipsi. L'intervento viene fatto per via transanale, quindi non è doloroso, non si fa nessuna incisione, la cucitura avviene con delle microclips che vengono espulse e quindi i pazienti dopo 2-3 giorni possono ritornare alle loro normali attività. 12 maggio, per gli infermieri una data, tre ricorrenze. Una data che assume un significato particolare in questo periodo di pandemia in cui gli infermieri sono stati e sono in prima linea nella lotta contro il Covid-19. Questo anno 2020, caratterizzato da questa pandemia di coronavirus, ci consegna un 12 maggio in cui celebriamo una triplice ricorrenza. La giornata internazionale degli infermieri, l'anno mondiale degli infermieri, sancito dall'OMS, e il bicentenario della nascita in Italia di Florence Nightingale, l'artefice della moderna assistenza infermieristica. Florence Nightingale non è solo nata in Italia, ha anche fatto due lunghi viaggi in Italia, da cui ha preso spunti e riflessioni per il suo lavoro e per lo sviluppo della nostra professione. Questo anno noi lo celebriamo in maniera atipica, lo celebriamo a distanza, sulle reti social, sulle reti web, online. Lo celebriamo in maniera molto diversa da come noi infermieri siamo abituati a gestire le nostre relazioni, soprattutto noi che come professione abbiamo tra i primi elementi valoriali la relazione di cura. Oggi è importante guardare al passato. Oggi più che mai è importante guardare al passato e fare tesoro del passato. La pandemia ci ha confermato l'importanza di analizzare i dati, di valutare le evidenze scientifiche, di sottoporre i dati e le analisi ad un ragionamento logico. Ci ha consegnato l'esigenza di imparare dal passato per non ripetere gli errori delle epoche passate.